Salve a tutti, o nostri presentissimi e rari amici. Dobbiamo metterci a pregare e benvenuti alla nuova puntata numero 48. Ogni volta, se vediamo così funziona, perché? Abbiamo la webcam cristiana, cosa vuoi che ti dica? E benvenuti, questa è una puntata di Insegrezzo. Numero 48 di Insegrezzo. E la parola di oggi è... Cantina. Cantina. Come Cantina Band. Ah sì, la cosa di Guerre Stellari. Inizio io con sì, uomo di 16 anni. Inizi tu con Michelino. Michelino, sì, giustamente. Che ha piccolo... Oppure il prossimo maschio lo chiamiamo Giorgio, come Giorgio Lucas. Okay. Oppure Giorgio, perché è italiano. Uomo 16 anni. Una sera d'estate i miei genitori uscirono di casa, rimasi solo. Avevo voglia di latte e biscotti, solo che non ce n'erano. Andai in cantina a prenderlo. Cosa andiamo a prendere? Il biscotto, credo, il latte, qualcosa. Ah, sicuramente il latte, probabilmente. E... Ah, io ti vorrei leggere come l'ha scritto lui, però fa troppo ridere. All'aia all'improvviso. All'aia all'improvviso. All'improvviso. Stava cantando la. Inciampai sulle scale perché, essendo buie, erano inquietanti. Le scale erano buie, non lui, cioè non intorno, le scale erano buie. Quando aprì gli occhi, dopo un'oretta, mi ritrovai fuori la cantina con dei graffi. Così. Che era passato su, che l'aveva tirato su e graffiato. Infatti nel commenti hanno scritto, stanno 14 commenti, dicono forse eri ubriaco. Forse ero ubriaco. O hai provato ad attaccare un gatto. Oh madonna, ma io ho scelto il commento. Il mostro ti attaccherà di nuovo se non scappi. Ok, andiamo oltre. No, la femmina, allora vediamo. Abbiamo iniziato ridendo e mi sa che sì, finiremo qua piangendo. Comunque, Michelino, dobbiamo tenercelo buono perché potrebbe vincere lui. Però vediamo se Michelina invece riesce a uguagliarlo. Michelina di 24 anni dice: un giorno sono andata in cantina ed era finita la Nutella, sono quasi perché vanno tutti in cantina e mandati in ospedale. E perché è svenuta? Per il dispiacere che era scaduta. Cioè, infatti non bevi nesso, cioè, giustamente gli hanno... Luca Trick fa: scusa amore, ma è il nesso, ma che c'entra? Vabbè, ok, prossimo. Sono già tutti epici, madonna santa. Però il primo, Michelino, secondo me vince lui. Sì. Uomo di 21 anni, che lo chiameremo Giorgio o Giorgino. Giorgino. A volte, quando ho bisogno di staccare, mi chiudo in cantina. Vabbè. Accendo la motosega. Se fai la motosega anche me. Mi rilasso ascoltando il suo rumore, perché... Però, cioè, la motosega... Questi sono dei piccoli serial killer. No, ma il problema è che le motoseghe funzionano con la benzina, quindi tu sprechi la benzina facendo così, cioè, inutilmente poi. Vabbè, non so perché, ma mi sento rilassato come niente al mondo. Buon Capodanno, l'ha scritto 2 giorni fa. Allora, prima di leggere i commenti, ti faccio notare una cosa. Cioè, lui... Quando si deve isolare dal mondo, lui va a chiudersi in cantina. E già questa è una cosa da malato psicopatico. Sì. E non contento, lui per rilassarsi... Accende la motosega perché si rilassa. Ma cioè, fa un casino pazzesco, fa, eh? Michael Myers fa, no, fa così, forse... No, cioè, no, faccia di cuoio quello di... Sì, no, voglio dire... Un serial killer si eccita con il rumore della motosega e tu vedrai quando con la motosega seghi la carne umana quanto ti eccita il rumore. I commenti che hanno scritto: a me lo fa con il phon. Vabbè, ma il phon, sai,
è aria calda, te lo metti sul petto, ti può anche piacere, cioè alla fine è aria calda, sì. Ci sta, ma una motosega, cioè proprio devi essere un pazzo assassino. E vedi che un altro ha detto, perché è monotono e costante, prova con il rumore bianco. Vabbè, proveremo con il white noise. Leggi questo perché è epico sicuramente. Chi, lui o lei? Lui. Allora, Sebastianino. Ammazza. Oggi sono tutti Nino. Sebastianino sì. Ci dice, è sempre tutti di balletto ovviamente. Sì. Siete tutti dei pulcini nazisti che bevono birra comunista dalla cantina di Stalin. No, lo devo rileggere. Vince lui, secondo me. Sì, Sebastianino vinci tu, ma lo devo rileggere. Però sì. Sebastianino è solo più un intensità. Insulto potente, ma guarda che Michelino veramente aveva fatto cadere, non capire che cazzo. Secondo me Michelino... Che cosa gli sarà Secondo me Sebastianino può andare al secondo posto, ma Michelino il primo se lo merita. Allora, siete tutti dei pulcini piccoli, il pulcino ti fa tenerezza, no? Nazisti così. Che bevono birra comunista dalla cantina di Stalin. Ok, è un bel insulto, ma... Leggi i due commenti e vediamo che cosa... No, è che con i commenti sei tu che hai detto i commenti. Quindi devi... Colpa dei comunisti, ha scritto uno. E l'altro, un certo nome, si chiama Nome. Penso che i nazisti non bevono la birra di Stalin, anche perché quella tedesca è più buona. Giustamente, vedi, l'unico che ha studiato un minimo di logica. Leggi questa. Questa è Sandrina. Eh beh, sì. Sandrina, di 16 anni, ci ha detto: ieri sera ho fatto un servizietto a mio cugino di secondo grado dentro la cantina. Vabbè, okay. Ci può stare. Poi secondo grado non è chissà quanto cugino, quindi ci può stare. Ha espletato sulla porta della cantina. Wow, proprio c'è tipo Geyser, tipo la scena del piccolo diavolo. O la scena del piccolo diavolo quando fa pipì che fa il Geyser. Ah, beh, sì, anche. No, è Scary Movie 1 quello che dici te. Che fa. Io ricordo il 2. È la fine dell'1. Ah, allora era la fine. Fidati del... sugli Scary Movie, non mi batti, caro. Cioè, vabbè, allora, insomma, era in Scary Movie, mi ricordo una cosa del genere. Non immagino la faccia del proprietario della cantina quando si troverà l'abbellimento di Art Deco sulla porta. Sì. Beh, certo, perché no? Non la toccasse. Sì, ma Michelino non lo batte nessuno. No, secondo me. Però leggiamo il commento. Ce n'è solo uno. E hanno scritto, infatti, hanno detto: ma scusa, solo al cugino. E agli altri no. Devi fargli tutti i servizietti. Evidentemente, se il cugino ha espletato parecchio, vuol dire che lei è stata brava. Beh, sì. Devi dare la tua abilità al resto del mondo, devi mettere il tuo talento a disposizione dell'universo. Quindi, come la chiameresti tu una donna che fa le pulizie? Lindina, lindo pulito. Lindina. Ok, Lindina di 21 anni dice: la nostra signora delle pulizie ha una figlia di 6 anni che ogni tanto porta. Ah, che ogni tanto porta. Super viziata, demoniaca e pretenziosa. Le regalassi le mie cose. Così, senza punteggiature, senza niente. La mattina presto entrava in camera rubandosi le mie cose che poi distruggeva nel salone. Camminando con le scarpe, divano X, divano X. Divano per divano, forse voleva dire. Allora, scrive. Allora, noi non abbiamo soldi che ci escono dal sedere. Ma se non vuol... Se non vogliono neanche i nonni, legala in cantina prima di venire. Questa bambina qua. Sì, però non mi sembra un gran segreto, cioè più uno sfogo. No, io infatti, direi... hashtag sfogo. Sfogo, cioè. Direi, visto che comunque ormai sono 10 minuti che parliamo, Michelino vince, secondo me. Michelino si merita la visita di Carlo, che può andare in cantina e magari mettere a posto. Ma non è che buii. No, ma in realtà Carlo c'è già stato.
Ah, secondo te perché si è perché sei trovato con i graffi in faccia? Perché sai, perché il problema è che non è che era la cantina buia, erano gli scalini bui, bui, no, neanche bui, quindi Carlo può aiutare, insomma. Ballino, ma è bello che si è ritrovato, è bello che si è ritrovato fuori la cantina, non dentro. Eh sì, perché poi Carlo è tornato, lo ha preso e lo ha appoggiato a pecorina sul tavolo, quindi lui si è trovato sul tavolo a culo appezzuto e non si ricordava perché andava così bene in bagno, come non si ricordava di andare così in giulivo. Comunque, insomma, Michelino, tornerà Carlo a casa tua, poi se vuoi ci puoi anche passare il weekend insieme, cioè se vi piace. Eh beh, sì. Io direi di chiudere qua perché sì, sono 10 minuti. Quindi Michelino, hai vinto tu. E arriverà Carlo a casa tua a continuare il lavoro, a finire il lavoro in cantina, no? Non sulla cantina. Sulla cantina, in cantina. Quindi lavorerete in cantina. Ti si lavorerà in cantina. In cantina. Comunque, concludiamo qui. Ci vediamo e siamo pronti, A credere in voi. Niente, oggi la coordinazione questa puntata è andata a farsi un giro. Ok.